Oggi parleremo della partita giocata a Cagliari da parte dell'Interclub e purtroppo anche persa, e presenteremo il derby e ci saranno le interviste della Pallamano. Ospiti questa sera sono Isabel Romano, la giocatrice della Società Ginnastica Triestina. Buonasera. Fulvio Ianco, vice allenatore della Pallacanestro Interclub Querci Ambiente. Sera. E Marco Federici, giornalista del Piccolo, che da anni segue le vicende del basket giuliano femminile. Buonasera. Cominciamo a parlare di questa cocente sconfitta in terra sarda da parte della Pallacanestro Interclub. Diamo la parola a Fulvio che ci racconterà un po' l'evolversi di questa partita. Beh, sicuramente non è stata una partita facile, era una partita che sapevamo dovevamo giocare proprio con intensità e, diciamo, anche precisione al tiro, e ci siamo trovati davanti una squadra molto molto agguerrita. Non voglio dire e non voglio parlare dell'arbitraggio, perché sennò sarebbe una cosa, diciamo, non bella da dire, però loro avevano sempre le mani addosso alle nostre giocatrici e non ci hanno permesso di giocare come noi sappiamo. E, noi ci troviamo sicuramente meglio di fronte a una squadra più tecnica, quindi abbiamo delle giocatrici come può essere la Boroni, come può essere la Romagnoli sotto canestro, che tecnicamente sono brave. Lì ci siamo trovati di fronte a una compagine che doveva fare assolutamente due punti e ci sono riuscite, questo purtroppo per noi, e giocando nell'unica maniera che loro potevano vincere, e quindi conseguentemente non c'è proprio tanto da dire. Poi le percentuali, anche loro hanno avuto delle percentuali che, se non sbaglio, intorno al 62% complessivo, o da 2, ecco, il 53 complessivo, ecco, non mi ricordo bene perché cerco di cancellare questo momento un po', diciamo, no, della nostra squadra. Spero che comunque, e sono consapevole di questo, ci caricherà per la prossima partita, che diventa sempre più importante. Ecco, i primi 20 minuti sono stati di un sostanziale equilibrio, mentre invece nella seconda parte della partita c'è stata quasi un cedimento da parte della squadra. Ma diciamo il cedimento da parte della squadra è stato appunto il fatto che ci siamo proprio trovati a dover lottare, proprio non tra virgolette, ma proprio nel vero senso della parola, lottare sotto canestro. C'erano delle situazioni che erano abbastanza, diciamo, pesanti, e logicamente questo ha portato anche del nervosismo, e la conseguenza è stata anche non una buona percentuale del tiro dalla lunetta, che questo, diciamo, è un dato di fatto. Non voglio prendere però nessun merito comunque alla squadra avversaria, perché ha fatto la partita, diciamo, giusta, perfetta sotto tutti i punti di vista, perché ha potuto giocare aggressivo e le percentuali del tiro, come ho detto già prima, sono state molto alte. Abbiamo avuto una Visconti con 30 punti, diciamo, è un qualcosa che non ho ancora visto, diciamo, fino adesso, fino a questo punto del campionato. E una Visconti che, diciamo, ha fatto veramente vedere che tecnicamente c'è sia da fuori che anche da sotto, quindi, cioè, ha giocato bene, loro hanno giocato bene, noi sicuramente abbiamo pagato forse quello scotto che siamo partite un po' troppo, forse un po' troppo molli tra virgolette, però insomma, brave loro. Comunque ci si poteva aspettare questo progresso da parte della formazione di Cagliari, che era partita un po' in sordina, però aveva già lasciato intravedere delle enormi potenzialità. Sì, questo sicuramente sì, difatti loro, non dico che erano all'ultima spiaggia questa partita, ma quasi, adesso li abbiamo a due punti da noi e siamo in quattro squadre quasi appaiate, con qualsiasi delle quattro squadre che, facendo un passo falso, si ritrova
anche la squadra di Cagliari proprio col fiato sul collo. Quindi è un campionato che è molto bello sotto certi punti di vista, perché non lascia sicuramente niente al caso, perché comunque siamo tutti lì. E come ho detto prima, la prossima partita per noi diventa una partita di estrema, cioè fondamentale sicuramente. Quindi non dimentichiamo che questa partita Cagliari doveva assolutamente vincerla, altrimenti si creava un divario tra le prime quattro formazioni e le altre tre che potevano accedere direttamente alla pool retrocessione. Sicuramente sì, perché comunque loro adesso hanno anche coi scontri diretti, abbiamo la differenza canestri che ci penalizza, e se riuscivamo a vincere fuori avevamo già, non dico un piede nelle prime quattro, ma insomma eravamo messi abbastanza, cioè eravamo più tranquilli sicuramente. Sì, poi fra l'altro immagino che anche Vicenza, Udine e la stessa Ginnastica tifavano Interclub, perché avrebbe dato tranquillità e maggiore serenità a tutte queste formazioni. Con Marco Federici facciamo un attimo il punto di questa situazione proprio di classifica. Marco Federici segue ormai da tanti anni il basket femminile di A2 e di B, quindi ormai è un conoscitore direi profondo di questa realtà. Grazie. Femminile. Sì, diciamo che quest'anno c'è una formula sprint, per cui ci sono 4 conference da 7 squadre, e questo comunque genera una situazione più così, cioè più fretta di ottenere il risultato. A volte appunto questo crea situazioni in cui una squadra con ansia di risultato perde la partita, le squadre di testa si stanno togliendo punti a vicenda, e così ci ritroviamo con 4 squadre assieme a 10 punti e la quinta lì pronta a raggiungere le battistrada appunto a 2 soli punti di ritardo. E quindi ogni giornata diventa fondamentale, ogni squadra lotta per un obiettivo ed è difficile. Vediamo appunto anche per esempio la Ginnastica Triestina ha perso sul campo di Valmadrera, dopo invece è riuscita a sbancare Vicenza. È un campionato veramente dove qualunque squadra può fare punti con qualunque avversaria. Sì, infatti ricordiamo che anche Alghero ha vinto la prima partita e ha tolto una ulteriore speranza di Valmadrera di rimanere agganciata. Esatto, quindi diciamo che la novità di questa settimana è che Valmadrera per lo più è tagliata fuori. Resta il discorso aperto appunto per la squadra di Selargius, che ora giustamente può credere di agganciare il treno per la pull promozione. Quindi sarà da vedere. La prossima settimana appunto c'è il derby, quindi una squadra tra SGT e Querci Ambiente lascerà 2 punti per strada, e bisognerà vedere anche se sarà brava Selargius ad approfittare. Ecco, comunque anche per quel che riguarda la sconfitta dell'Interclub non penso che ci sia ancora da fasciarsi la testa, perché la squadra ha i mezzi, ha le giocatrici per continuare a credere nell'obiettivo per cui ha iniziato il campionato, che è quello di partecipare alla pull promozione e possibilmente ai playoff, come è stato anche nei 2 anni precedenti. Bene, chiediamo a Isabel, che affronta per la prima volta il campionato di A2 dopo aver giocato un ottimo campionato in B d'eccellenza ed essere stati ripescati. Quali sono le differenze e come ti stai ambientando in questo campionato? Le partite sono lo stesso molto difficili, le avversarie sono comunque tutte, cioè dobbiamo stare comunque tutte molto pronte anche con le avversarie come Valmadrera, come Selargius, che potrebbero prendere altri punti anche con le squadre più forti. Io personalmente ho fatto solo la 3 l'anno scorso e questo è il mio primo anno in A2, sono molto emozionata e comunque ogni partita sono sempre emozionata, ci sono sempre tensioni, ancora non mi sono abituata. Comunque, se posso, ha detto a onore di Isabel che l'anno scorso esordiente in Serie 3 ha fatto un ottimo campionato, quest'anno Serie 2 sembra non aver risentito dello scotto, sta comunque giocando bene, dimostrando le sue capacità, quindi
ben venga anche l'emozione di giocare, se poi i risultati sono questi che stai riuscendo a dimostrare sul campo. All'inizio ero partita meglio, dopo le ultime tre partite mi sono un po' persa, però spero che con Muggia riconquisti la mia forza. E... ecco, noi no, ma comunque va bene, insomma, no? Ecco. Sì, ecco, ecco Isabel, penso che tu hai dato un contributo importante, soprattutto nella vittoria in quel di Vicenza, quindi 15 giorni fa, dove assieme alle tue campagne più giovani avete dato una grossa prova di maturità e di reazione alla sconfitta precedente. Sì, siamo una squadra molto giovane e Vicenza è comunque un'ottima squadra. E soprattutto perché adesso è pari merito con noi e volevamo cercare di conquistare due punti di più di loro, però e Vicenza è una squadra che si punta soprattutto sulle tiratrici da fuori e abbiamo cercato di limitarle. Comunque anche con la difesa zona sono riuscite a segnarci molti punti. E abbiamo fatto una partita un po' come di alti e bassi, cioè, era la partita un po' tesa e soprattutto è venuta fuori Vida, il nostro ultimo innesto, molto forte. Comunque alla fine si vede che il gioco di squadra è... certo, carattere e determinazione, sì, sono state importanti, quello che ci porta avanti. Isabel, come hai cominciato a giocare a pallacanestro? Ho iniziato quando avevo 5 anni perché ho copiato mio fratello, io li andavo a vedere sempre ogni allenamento e mi piaceva tanto e ho iniziato a giocare con lui, che lui è del 92 e poi mi sono appassionata. E quindi questo qua è il 13° anno che faccio. Con chi hai iniziato? Col Don Bosco, in una squadra maschile, e ho giocato con quelli più grandi di me di un anno e ho giocato con loro per circa 4 anni, poi ovviamente dopo c'era una necessità di continuare a giocare con le femmine e allora sono andata all'Azzurro e dopo siamo diventate Futurosa e dopo ci siamo unite con la ginnastica. Ecco, tutta questa trafila è stato un trampolino di lancio per arrivare in nazionale, sì, dove hai vissuto un'esperienza incredibile, sì, diventando vice campionessa d'Europa. Sì, esatto, c'è sempre una grande emozione a portare la maglia della nazionale, anche ai piccoli raduni comunque mi viene sempre tensione, anche se adesso c'è dopo il raduno che ho fatto, quello di quasi un mese e mezzo per arrivare agli europei, mi dovevo essere già abituata, in realtà sento sempre una grande tensione, sono sempre quando mi chiamano e l'europeo è stata veramente una cosa molto importante e giocare con delle squadre che con altri di altri stati e che parlano una lingua diversa, comunque sicuramente giocano in modo diverso, molto più aggressivo, con più molto carattere. È stato davvero delle partite veramente che ti restano nel cuore. Arricchisce sicuramente il tuo bagaglio anche, penso, di giocatrice. Sì. Ricordiamo tra l'altro che Isabel adesso conta di poter fare gli europei under 18, dopo essere stata vice campionessa europea under 16, adesso nel mirino questo nuovo obiettivo. Sì, nel 2014 ci saranno gli europei under 18 in Portogallo e spero di esserci. E comunque sarebbe, spero, anche una riconferma per il giocare nazionale, per me è molto importante. Comunque è difficile rientrare perché, certo, però sono, io ho seguito un po' l'europeo under 16, tu sei partita un po' in sordina, poi pian pianino ti sei ritagliata un posto direi molto molto importante nella squadra. Sì, alcune volte sono partita in quintetto e è stata davvero un'emozione unica, e soprattutto in una partita che ho ottenuto veramente la playmaker dell'altra squadra avversaria, l'ho difesa talmente bene che dopo tutti mi hanno fatto i complimenti, quella era la cosa più importante. Cioè, una grande gratificazione. Sì, una grande.
e quello è stato il momento più importante per me. Dopo ovviamente alla finale contro la Spagna è stato unico, cioè tutti gli spettatori, che tantissimi, la telecamera che fissava, mi sono anche davvero emozionata, anche perché ho sbagliato molte cose, però si vede che l'emozione ci ha portato alla sconfitta, anche perché in realtà nel primo girone, nella prima partita, l'avevamo battuta Spagna di 17 punti e dopo loro erano molto brave nel tiro da fuori, ci hanno messo tante triple e noi ci siamo un poco emozionati, ci siamo persi un poco e abbiamo perso. Bene, cominciamo a parlare un po' del derby, ci stiamo avvicinando a grandi passi. Sabato sera alle 20:30 al palazzetto di Aquilinia ci sarà questo match di ritorno tra l'Inter Club e la Ginnastica Triestina. Fulvio, come avete intenzione di preparare questo derby? Beh, sicuramente qui non dirò più di tanto perché insomma abbiamo delle spie, no, a parte la battuta. E sicuramente noi non siamo la squadra dell'andata, come del resto anche la Ginnastica non è la squadra dell'andata, perché man mano che si va avanti a questo campionato comunque si arricchisce di più ogni partita. Quindi quello che posso dire è che all'andata non arrivavamo alla curva perché non so se vi ricordate, ma aveva subito un infortunio proprio pochi giorni prima. Quindi non abbiamo potuto avere una giocatrice per noi importante in campo. Abbiamo iniziato giocando più da sotto, dove abbiamo salito, siamo riusciti a salire bene le lunghe e poi via via ci siamo un po', diciamo, abbiamo perso un po' il ritmo e la possibilità, anche grazie logicamente al gioco che hanno fatto le ragazze della ginnastica, poter salire sotto. Naturalmente questa settimana, una settimana di preparazione in funzione a vedere sicuramente gli errori che abbiamo fatto all'andata, quelli che eventualmente abbiamo fatto anche con le altre squadre e vedere un attimino quello che possono essere eventuali punti deboli della ginnastica. Mi sembra che per l'occasione ritorni anche la Policastro e la Rodriguez, mi sembra anche. Adesso chiederemo a Isabel. In realtà Policastro sta iniziando a rigiocare, però non penso che giocherà, e neanche Rosellini, per l'indebolimento della caviglia al tendine, quindi non penso che ci saranno. Ecco, Marco Federici, sì. Una previsione, una lettura del derby? Molto dipenderà appunto anche dalle giocatrici che le squadre potranno mandare in campo, perché appunto ricordava giustamente Fulvio l'andata e Muggia non aveva di fatto la Kumbat e non aveva neanche Samantha Cergol, che adesso per quanto poco però in parte riesce a tenere il campo dopo un infortunio di inizio stagione. All'andata la ginnastica mi sembra mancasse la Costanza Miccoli, che adesso c'è, però c'è la grana di questo doppio infortunio. Io avevo avuto qualche sentore che la Policastro potesse riprendere, però mi fido di quanto dice Isabel, e su Rosellini invece avevo notizie un po' più preoccupanti, quindi diciamo che tra le due potrebbe essere Policastro forse più pronta, ma se mancassero entrambe, certo Muggia avrebbe un piccolo vantaggio, l'avrebbe, perché già si presenta un po' più forte sotto canestro, quindi mancando alle SGT due punti di riferimento da fuori come Policastro e Rosellini, Muggia avrebbe qualche possibilità in più, ecco, di fare sua la partita. Bene, il derby di andata è stato bellissimo anche per la cornice di pubblico. Isabel, è stato bello giocare di fronte a tanti spettatori? Sì, mi è sembrato come se fosse state le finali degli europei, mi ha ricordato quei momenti e l'emozione è salita, soprattutto anche le mie compagne che mi dicevano guarda quanti spettatori, che emozione. Ecco, io sono sicuro che anche questa partita che si giocherà sabato prossimo sarà una partita molto seguita, molto, molto sentita. Il palazzetto di Aquilinia ha logicamente una capienza molto più limitata rispetto al palazzetto del Pala Trieste, il Pala Rubini, però ci sarà logicamente più tifo e più rumore, ci sarà più calore.
Questa è una situazione che per voi giocatrici è una situazione importante, cioè vi dà una carica in più. Sì, ce la dà, solo che dato che siamo al palazzetto, non in casa, fuori ci sarà più colore, penso, per l'altra squadra. Però sicuramente avremo tutti i nostri amici genitori che ci faranno per noi e ci daranno una gran carica. Secondo te chi vince? È una partita difficile, i derby sono sempre complicati, e Muggia è molto forte, cercheremo di limitare i tiri di Borroni soprattutto, ma anche le altre giocatrici sono molto forti e non si può dire, non si sa chi vince, però noi cerchiamo di metterci di tutto e dopo si vedrà. Ma diciamo che basta che sia una bella partita da ambo le parti, sì. E poi il finale non lo diciamo, perché se no non la guarda. Esatto. Marco Federici, una domanda che rivolgo spesso ai nostri ospiti. Ma è proprio un sogno un domani pensare che Ginnastica e Muggia diano le giocatrici a un terzo soggetto che possa ambire a vincere la 2 e a disputare un campionato, il massimo campionato italiano di A1 femminile? Per il momento purtroppo pare di sì, cioè appunto io seguo da diversi anni, sono cambiati presidenti, sono cambiati allenatori, dirigenti, i buoni propositi ci sono stati, ma si sono sempre fermati a livello di propositi. Evidentemente c'è qualcosa di più profondo tra le due società, per cui non si riesce a portare avanti questo discorso di unificare una realtà che potrebbe fare veramente bene anche a livello di A1. Adesso noi siamo contenti di avere due squadre nuovamente in Serie A2, anche se entrambe, lo ricordo, insomma, si tratta di due squadre comunque ripescate, però stanno meritando sul campo di valere la categoria. Certo, raccogliendo le migliori giocatrici di una società e dell'altra si potrebbe veramente puntare più in alto, anche perché la Serie A1 lo vediamo, ci sono alcune squadre molto forti, ma le altre non hanno nulla da invidiare alle prime squadre della Serie A2. Quindi l'auspicio è sempre quello, le domande andrebbero fatte probabilmente agli attuali dirigenti delle due società. C'è di mezzo anche il campanile, perché Muggia comunque comune a sé, quindi è molto orgoglioso del suo territorio, della sua squadra, quindi questo anche di sicuro influisce sulla difficile applicazione di questa fusione. Sì, probabilmente la storia e la tradizione delle due società potrebbe in qualche modo venire pareggiata dalla creazione di un terzo soggetto al quale si potrebbe contribuire in modo disinteressato, creando magari anche due vivai, due settori giovanili, sia nelle altre società, nella ginnastica e nell'interclub, e che portino poi delle giocatrici come Isabel, è un esempio, ai massimi livelli anche giovanili, perché non dimentichiamo che le giocatrici hanno bisogno di giocare, anche di allenarsi con delle giocatrici più forti, come può essere la Navida, come può essere Annalisa Borroni, che sono giocatrici al vertice della 2. Quindi c'è un discorso tecnico e poi c'è un discorso economico, cioè in questo momento qui è chiaro che ottimizzare le spese in un'unica squadra sarebbe un vantaggio per tutti, un vantaggio anche per una città come Trieste, che in qualche modo è risultata quasi sempre avara. Sì, diciamo che l'ideale sarebbe questo, appunto, trovare un terzo soggetto. Adesso non mi verrebbe in mente quale può crearlo. Crearlo, sì, perché proprio sarebbe da crearlo. In quanto alle spese, diciamo che la situazione non è positiva, però ricordiamo anche che in estate c'è stato il rischio di non vedere Muggia iscriversi al campionato di A2. Invece è riuscita a iscriversi, ha trovato uno sponsor, un main sponsor che sta dando una mano, diciamo, discreta comunque, a poter partecipare a un campionato che vede anche trasferte in Sardegna che costano 5.000 euro complessive a viaggio. Stesso discorso dicasi anche per la ginnastica triestina, ha questo sponsor Calligaris da un paio d'anni e sta cercando di tenerselo ben stretto. Grazie anche a questo apporto dello sponsor è riuscita a ingaggiare, secondo una filosofia un po' diversa da quella abituale della società, due giocatrici professioniste come Vida e Rosellini. Quindi diciamo che il periodo non è così florido, però per fortuna quest'anno il basket femminile è riuscito a dare un segnale positivo. Speriamo che possa continuare così appunto anche l'anno prossimo. Ecco, chiudiamo con un appello ai tifosi per sabato. Isabel.
cosa dici ai tifosi della ginnastica? Come diceva lui, venite per scoprire chi vincerà. Fulvio? Ha rubato la battuta, dico venite in tanti che comunque lo spettacolo è sicuramente garantito. Bene, chiudiamo la prima parte di Azioni Vincenti, nella seconda parte parleremo ancora di derby con Marco Federici e avremo come ospite Andrea Ceccotti per promuovere anche l'iniziativa del Teleton che è stata condivisa da tutte e due le società. Un ringraziamento e un saluto a Fulvio Ianco e a Isabella Romano e ci vediamo sul campo sabato prossimo. Vi lascio adesso alle interviste della Pallamano e alla pubblicità.